Dall'amministrazione comunale arrivano i primi segnali in seguito alla notizia della chiusura di Villa Segni. La struttura è attiva nel nostro territorio ed è nostro dovere cercare di salvaguardare il livello del servizio offerto nei confronti dei sofferenti mentali, ha dichiarato il sindaco Marco Tedde. La struttura ospita 13 pazienti e la notizia del trasferimento dei soggetti presso altri centri a Sassari ha sconcertato i familiari. Per questi motivi il Comune ha aperto un tavolo di confronto con famiglie e dipendenti in carico, AS e Regione, per comprendere le ragioni e le possibili soluzioni alla complessa situazione.